Salve, sono il professor Cosimo Mazzotta, professore associato di malattie in apparato visivo dell'Università degli Studi di Sassari, direttore del Siena Cross Thinking Center. Ringrazio il consiglio direttivo della Società Oftalmologica Italiana, il presidente, per avermi assegnato la Renato Frezzotti Soy Medal Lecture 2021 in questa prestigiosa edizione del 100° anniversario del congresso Soy. Abbiamo parlato di cheratocono, dello stato dell'arte e delle prospettive future in questa malattia, innanzitutto fornendo una nuova visione, una nuova definizione come malattia anche infiammatoria, quindi non solo degenerativa. Abbiamo specificato che non può essere più considerato il cheratocono una malattia rara in relazione agli studi di prevalenza ed incidenza attuali che riportano un caso 1,38 ogni 1000 abitanti e non più un caso su 2000, rifacendoci ad un vecchissimo studio di circa 48 anni fa che è del tutto anacronistico. Abbiamo definito il cheratocono come una malattia infiammatoria la cui risposta è nel film lacrimale, evidenziando quali sono i biomarkers che sono identificabili all'interno delle lacrime, della saliva, del sangue dei pazienti e che ci possono indurre ad approcciare la malattia anche con delle terapie target mirate che vanno ad affiancare il miglioramento della superficie oculare unitamente alle convenzionali terapie parachirurgiche e chirurgiche. Abbiamo definito anche i nuovi modelli diagnostici, soprattutto lo studio tomografico, CT e le mappature della cornea, delle superfici anteriori, posteriori, aberrometriche, delle mappe epiteliali, dei gradienti e del ray tracing. In particolare però è lo studio della biomeccanica che rappresenta una grandissima innovazione, lo studio della biomeccanica Brillouin della cornea, considerando l'anisotropia della cornea. In questo caso siamo in grado di fornire un'esatta analisi del modulo elastico corneale punto per punto attraverso la spettroscopia confocale di tipo Brillouin. Questa è un'indagine estremamente avanzata che ci permetterà di fare delle diagnosi molto precoce anche in fase preclinica e di affiancarci anche alla chirurgia refrattiva, quindi individuando i pazienti a rischio di ectasia. Abbiamo parlato di terapia e soprattutto del cross-linking, di quello che il cross-linking oggi rappresenta in tema di prevenzione dell'evoluzione del cheratocono, i nuovi modelli di cross-linking accelerato che hanno permesso un'ottimizzazione della compliance terapeutica, di effettuare un trattamento che prima veniva fatto in un'ora soltanto in 20 minuti, la innovazione nel campo di cross-linking transepiteliali con la nuova iontoforesi o Ionto Plus, in cui abbiamo incrementato la fluenza e aggiunto luce pulsata. Abbiamo parlato delle nuove tecniche di chirurgia combinata con il cross-linking, quindi come le microfotoablazioni laser guidate dal ray tracing associate al cross-linking customizzato e della chirurgia lamellare della cornea combinata con il cross-linking anulare periferico e l'utilizzo dei femtolaser.